Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2017. Siamo con l'evento dopo il Gran Premio di Monza, quindi ci ha proposto con due eventi con due Ferrari, rispettivamente la Ferrari del 2002 in una gara nel circuito breve del Giappone o una sfida di sorpasso nel circuito breve del Bahrain con una Ferrari del 1995, la 412 T2. Io onestamente andrei con questa, tanto come detto, pian piano le vedremo tutte, magari se non ce le propone lui ce le andremo a cercare noi con qualche evento a parte, però una sfida di sorpasso secondo me ci sta, quindi andiamo con la Ferrari del 1995 e in questa sfida di sorpasso il circuito del Bahrain. Allora, abbiamo fatto il Gran Premio di Monza dove ci sono state, senza spoiler, magari ancora non l'ha visto, ci sono state diverse situazioni che hanno cambiato un po' il corso che potrebbe essere quello lineare di una gara, quindi sono stati vari elementi. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. E poi questi video così su gli eventi saranno extra, diciamo. Poi vediamo come regolarci, visto che questi giorni stanno uscendo diversi titoli che vi sto portando, quindi devo regolare un po' con le uscite, è un po' problematica la cosa. Va bene, andiamo, tanto qua ci dice Con sempre l'evento. gli eventi senza tensione e quant'altro. Allora, limite tempo 4 e 20, 10 sorpassi. Pronti? Come sempre, niente prove di auto sul circuito. Quindi, mamma mia, bellissimo il crowd. Spettacolare. Allora, 10 sorpassi, stiamo attenti qua. Anche perché, ecco, io sto abituato all'auto del 2017 e in frenata è un po' problematico qui, anche in accelerazione. Andiamo bene, ci siamo giocati 1 minuto e passa praticamente, va bene, non ce la facciamo. Direi che va molto in derapata quest'auto. La situazione qua è difficile perché, come detto, siamo fatti. La prima parte dove abbiamo avuto tantissime difficoltà a superare questa McLaren MP4. Che comunque va, non è che. Giochiamo molto con il controsterzo qui, è molto più realistica come cosa, però va bene. Non è facile controllarle queste auto. La vedo male però, eh. Altre 6 in 2 minuti non è proprio easy, abbiamo perso troppo tempo inizialmente. Vabbè, penso si possa ripetere, no? Nel caso. Spero di sì, perché come detto senza fare prove è un po' difficile riuscire a gestire queste auto così al volo. Ma non è vero, l'abbiamo, gli siamo passati dietro, ma non l'abbiamo toccato. Abbiamo attuato una guida un po' troppo sportiveggiante per
per un evento del genere con un'auto del genere. Ci sono fatti molti controsterzi come se non ci fosse domani. Attenzione, 25 secondi, 20 secondi per due sorpassi, li abbiamo qui davanti, ma non sarà easy. No, vabbè, così no. Vabbè, siamo un attimo. Oppela. Sì, ce l'abbiamo fatta, però c'è stato un tapponamento lì dopo Moreno che non era voluto, però all'inizio abbiamo avuto serie difficoltà con quest'auto che non frena. Cioè, no che non frena, giustamente siamo abituati ad altre auto, quindi vedrei un attimo il replay, soprattutto delle fasi iniziali dove siamo partiti proprio come se non ci fosse un domani, eh. Dritti per dritti. E qua, come detto, senza farci fare almeno un giro di prova, non lo so, così è un po' complicato riuscire a domare questi bolidi. Quindi qua già abbiamo perso una vita, poi nel finale un pochino abbiamo recuperato, però è bella da guidare, cioè, bisogna sapere come si comporta, quindi bisognerebbe farci un attimino pratica, però. Faccio vedere l'azione, scusa. Ha il suo perché comunque quest'auto. Ho detto, abbiamo fatto un bel po' di derapate, devo dire, un bel po' di controsterzi come se non ci fosse domani. Il sound però mi sembra un po' più morbido rispetto a quello originale delle auto, delle vecchie auto, eh. Soprattutto quelle più vecchiotte, perché quella del 2004 sì, aveva un bel rombo, ma erano rombi diversi, diciamo, rispetto a questi che erano più cupi. E poi, come detto, magari qualche volta ci facciamo qualche gran premio, qualche evento particolare anche con queste auto. Qui passo sull'esterno. Comunque va bene, anche questa è andata, questo evento. Ok. Va bene, ragazzi. Allora, come detto, questi eventi saranno extra. Oltre a quelli della carriera. Attenzione, prossimo Gran Premio a Singapore. Aia, aia. Singapore, bella tostarella, Moretti, come se non ci fosse un domani. Complicata, difficile, ma ci proveremo, ci proveremo. Mi spiace, come detto, Monza, che si poteva fare di più, ma va bene, come detto, per chi ancora non l'ha visto. Recuperatevi il GP di Monza. Noi ragazzi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento con il Gran Premio di Singapore. E come sempre lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook, sul secondo canale Twitch per le live. Ci vediamo allora alla prossima. Penso che non ci sia niente che ci debba dire, non lo so, vediamo un attimino. Vabbè, questo della carriera. No, ok, a posto. Vabbè, no, perché ci dovrebbe dare il nuovo rivale. Ma va bene così. Ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Quel Tale Ale.